Buonasera, bentornati sul canale. È uscita la demo, o meglio la mocha demo, mi sbaglio con Resident Evil. È uscita l'open beta di Diablo 4. Potevo mai non provarla. Ok, va di moda questi giochi a mettere. Allora, io così lo vedo appena. Poi c'ho il monitor che si sta adattando e quindi mi cambia il nero, eh. Così io lo vedo in video, sicuro non si vedrà. Però così lo vedo nero più bluastro, grigiastro, e così è già più nero, più interessante. Se scendo ancora di più, ecco, così no. Va bene, io rimarrei su così, non voglio farlo troppo scuro. Comunque continua. Annexation screen elements. Boh. Ah, è quello che legge. Oh, vabbè. Text to speech, ok. No, 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 no. Avanti. Disega. Player highlight. Draws a highlight around the player. Ah, sì. Ok. Color blind, no. Font scale, va bene così. Shake effect, va bene. Reduce strobing. Color effects. Will disable, no. Top left and right sticks. Perché si può giocare col coso? Vediamo se posso mettere italiano. Oh, speech. Solo in inglese, niente. Va bene. Font color, va bene. Default. Auto progress game dialogue. Ok. E partiamo. Vediamo che cosa ci racconta questo gioco. Allora, a voi non farà differenza, ne sono sicuro. Però, in realtà, io ho fatto una cazzata perché sono cambiato l'audio e l'ho messo in casse. Sentirete forse bassissimo questo inizio, adesso si dovrebbe sentire bene. Run! Yeah, tira. All the gold we want is right there. Non credo. No, se vanno in cerca d'oro. I just came here for knowledge. They're coming! Ok, non vuole l'oro. Now, breach the seal. Get us through that door. Three, they come. By three, thy way opens. Blood shows. This doesn't make any sense. Blood. Blood. Blood is the key. Blood is the key! What? I need two of you. No! Go! I'll hold them! Go! So, it says the blood of the willing goes. Ugh. You gotta be kidding me! It worked! We have to help him! He's dead already. No!
Oh well, cheer up. Gold splits better three ways instead of four. Must be hidden here somewhere. L'espressione di quello pseudo Tyrael di lui è stata fantastica prima comunque sia. È vero che è una cinematica, però. Guarda le espressioni che ha. Three they come by, three thy way opens by the blood of them. Willing. Hail. Hail the creator. Oh, hail the daughter of. Oh no. What about the coin? What's it say? This is forbidden. This is a summoning. I cannot speak. Don't lie to me. We came here for treasure. What is this place? I don't know. Maybe it's a temple, or a tomb, or. It's a gate. Ecco fatto. È una barbara lei. Brutta. Cioè, bella, fatta benissimo, però brutta, porca puttana. Ah, quello che hanno lasciato indietro qua. Che bello. Ma che bello. Eternal light protects me. Eternal light protects me. Eternal light. There is no light here. You came to the darkness for knowledge. Guarda il riflesso negli occhi di lui. La pelle, i peli, le gocce. You seek is here. Surrender. Speak the words. Che spettacolo, sembra un film. Call her home. C'è sempre quel che è forse di troppo acceso che ti fa vedere che è un videogioco, però porca. By three, they come. By three, thy way opens. By the blood of the willing. We call thee home. Ma che bello! Che schifo, ma che bello! Hail, daughter of hatred. Creator of sanctuary. Hail.
Guarda che bella l'espressione, ma che cazzo. Blessed Mother. Che bella anche lei. Guarda che si, c'ha la pelle trasparente, che si sta a forma ancora. Ah, il manto è il sangue dell'oro. Che spettacolo. Bellissima cinematica di intro così, insomma, di presentazione. Proprio molto 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 bella. E devo dire, ah, druido, tagliagole, incantatrice, negromante e barbara. No, voglio tagliagole. Sempre giocato rogue come main personaggio in quasi tutti i giochi. Maschio, vediamo un po'. Voglio che mi ricordi un po' Varian Vryn. Scatta un po', mi sa che devo abbassare un po' la grafica. Colore occhi, varianti volto. Allora, così già... No, così no. Ecco. Così già assomiglia. Capelli? No, no. Niente, gli lascio sto codino qua. Barba e baffi. Allora, Varian non li ha. Quindi lo lascerei senza. Poi colore dei capelli c'è la... No, rubino notturno. C'è la neri ma tendente al blu. Blu tempesta. E dai, dalle buoni così. Accessori, gioielli. No, gioielli non mi pare ne abbia. Forse c'ha degli orecchini semplicissimi. Ah, se non c'è di quello al naso. No, va bene così. Dai, va bene così. Trucco e parrucco. No, trucco zero. Ok, niente. Marchi, ecco che so, i tatuaggi questi. Bello. Bello così, vai, giudicato. Se no, aspetta, che c'hai? Bello, vai, giudicato. Vado per questa. Colori marchi. Ah, io posso fare tutti i colori. Vernice blu. Mana viola. Tatuaggio nero. Vai, vado per questo. Bello, molto bello. Finalizza. No, hardcore no. Nome Varian. Esiste. Guida aggiuntiva, guida ridotta. Vediamo un po'. Altri tutorial dettagliati. Dai, spiegami tutto quel che c'è di nuovo, no? I nuovi utenti di Diablo. Chi cerca una sfida semplice, livelli 1.50. I nemici sono facili. Avventuriero, veterano. Per chi desidera una sfida più impegnativa, a livelli 1.50 sono più impegnativi. I mostri forniscono un'esperienza aggiuntiva. Forniscono il 15. Dai, andiamo veterano. Ci ho giocato per davvero tanto tempo a Diablo. 2 o 3. Immortal no, ho saltato perché no. Non ti inferava. Mo che sta a fa? Siamo connessi all'internet? Sì. Ok, forse parte, aspetta. Forse no. Sapete, ho già preso il nome e si sta a buggare per quello. Perché non mi può dire che il nome è già preso. O non sa come dirmelo. Internet funziona, sto apri YouTube e metti dei video a caso. Dai, e sì, su, andiamo. Ora, io di solito al primo bug tendo a abbandonare tutto perché dico così, ma che c'hai spasmi, c'hai tic.
Perché dico così non mi rovino i spoiler. Però che cazzo, qua è la creazione del personaggio, porco Giuda. Boh, io so guardarsi i tatuaggi. Sono molto belli. Da tatuatore sono fatti molto bene. Poi immedesimandomi nel, ovviamente, in quello che è il gioco. Quindi questi qua saranno stati fatti coi denti di squalo, che ne so io, ai tempi. Non penso che nel mondo di Diablo ci stanno le macchinette. Quindi queste qua, o coi denti di squalo, o coi picchetti, comunque sia, l'inchiostro. Oh, io ho fatta, dai. Meno male che non ho crashato il gioco. Sono stato paziente. Windows Defender ha bloccato alcune feature. Ma che? Vai, permetti, coglione. Sanctuary was never meant for humankind. It was forged as a refuge from the war between the high heavens and the burning hells. Mm-hmm. Instead, it became a new battleground. Vero, c'ho la guerra del peccato, i libri tutti e tre. The Haradrim, e lo spiega una parte. Safe. But now this once powerful order is a husk of what it was. And centuries ancient creators have returned to claim the hearts of humankind. This is the story of their downfall. Allora, se non sbaglio, allora Lilith non mi ricordo di chi è figlia, lo dice. Però ci sono i tre principali che sono Diablo, Mefisto e Baal, sono tre fratelli. E Lilith è figlia di uno di questi. Mo qua nella cinematic dice Lilith figlia dell'odio, quindi sospetto che sia figlia di Mefisto. Nel libro spiega come è nato Sanctuarium, una piccola parte, e mi pare, mo l'ho letto un sacco di tempo fa, sta là sullo scaffale, poi mo rileggerò. Però spiega che in pratica Lilith e Inarius, che è l'angelo, l'arcangelo là, si erano rotti i coglioni delle guerre tra paradiso e inferno e hanno creato insieme Sanctuarium e l'hanno figliato e sono nati i Nephilim. Che in questo mondo, nel mondo di Diablo, sono loro i Nephilim, sono proprio gli esseri umani, sono Nephilim. Mentre invece in Darksiders, ad esempio, i Nephilim sono sempre l'unione tra angeli e demoni, però sono creature a parte. Poi gli umani sono creature a parte ancora. C'ha una faccia strana sto... E la maddò! Oro cavallino. Vieni, lupetto, quel cazzo che sei che te fotto. Mi ha ammazzato il cavalletto. Devo spegnere la luce qua in studio perché sennò non vedo un cazzo. Fatto troppo scuro. Cioè, questi mi hanno ammazzato il cavallino e mi hanno mandato a morire da solo, così. E gli devo mettere un po' di barba, c'ha i tratti femminili. Questo che è un demone o un animale? Scatti troppo però sì. Ma appena mi dai il via abbasso un po' perché... Però è strano perché dice che i requisiti raccomandati anche là... Mi pare che il massimo che ci vo è una 2000 per l'RTX, forse non vorrei dire una cazzata. Fammi vedere, opzioni. Generic widescreen, frequenza d'aggiornamento, non me la fa scegliere. Finestra schermo intero, mettiamo schermo intero diretto. Salva modifiche.
Ok, che dovrebbe essere un po' più concentrato. Dovrebbe andare bene così. Accetta. Poi 144, va bene. Migliore immagine 6. Regola intensità del filtro e miglioramento finale. Oh. 10. Attenzione ai caratteri, piccolo HDR non c'è sta. Sincronia verticale no. Blocca puntatore che non vada fuori dalla finestra, non ce va perché stiamo a schermo intero. Filtro daltonismo no. Nvidia DLSS, prestazioni ultra, ma. FPS in primo piano massimi 144. Background non ce ne frega. Qualità alta per massimo. Ok, effetti ridotti no, salva. Forse col DLSS dovrebbe andare un po' meglio. E l'unica cosa, dinamica di gioco, volevo vedere se riesco a mettere gli FPS. Configurazione HUD centrale, tieni tutto. Comandi, contatti, accessibilità, lettura dello schermo, non ce ne frega. Audio, grafica, no, non ce lo fa vedere. Vabbè, chiudi, attacchiamo se. Oh, così è già molto meglio, molto più fluido. Taglia dell'urlo taiga dell'urlo raggelante, livello 1 più, tab. Io penso che questa sia la zona addossiamo noi, no? Ok. Ho messo un marchio, che ho fatto? Allora, abilità non ne ho. Reagisci. Allora, coalto un tempo. Vedete che mi hai mangiato il cavallino, bastardo. Ma io posso tirare sto coso. Ho sentito qualcosa che parlava una lingua strana. Should clear out when the storm has passed. C'è anche la voce simile a Varian. Bastardi che mi avete mangiato il cavallo. Another abandoned town. Evesk. Livello 1. Fangs in the dark. Ah, he bit me. Che ma che cazzo dici? He's a wild one. Qualcuno là dentro, si sentiva parlare da qua dentro. What's it to you? Oswin, hush. I'm sorry, wanderer. You've come at a difficult time. This madman just stumbled into town and started causing trouble. Demons spilling from the ruins. Kill us all. Kill us all. Ruins? What is he talking about? Come, I'll explain. Avete preso spunto da Resident Evil Village? In questo accento dell'est. Even a holy man like him was driven mad by whatever he saw. Could you protect us from whatever is out there? We have nowhere else to turn. I'm gonna kill whatever's in those ruins before it gets the chance to kill me. Truly? Oh. Thank you. Ci penso io, sì. Allora, ho livellato, giusto? Livello 2. Clicca per aprire la schermata del personaggio. Equipaggiamento, consumabili. Ecco, questa con mouse. Rimuovi, shift, mostra in chat. Profilo. Problema, titolo, clan, vabbè. Abilità, oh. Aha! Assalto rinvigorente, attacca un nemico in mischia infliggendo 6 danni aumentando la rigenerazione di energia di 20% per 3 secondi. Coltelli
rapidamente la vittima, infliggendo 4 danni e ti sposti più velocemente. Lancia delle lame a breve distanza, infliggendo 6 danni. Ogni terzo lancio di abilità rallenta i nemici. Creatore scelto. Scaglia una freccia che insegue il nemico, infliggendo 7 danni. Scaglia una potente freccia verso un nemico, infliggendo 6 danni. Ogni terzo utilizzo dell'abilità rende il nemico vulnerabile per 2 secondi. È fatto tipo PoE. Quanti punti ho? 1. E abbiamo... Queste Naoe sembrano. Energia del 20%, disposti più velocemente, dai, vada per questa. La barra di azioni. Tieni, metti là. Ah, ok, questo è il nuovo attacco base. Giusto. Sto a dire una cazzata. Base, sì, base da tutte le parti. E poi se ne pio un altro. Cambio. Va bene. No, ho ciucciato una pozza. E va bene, con voi non mi interessa interagire. Vado dritto per dritto. Si vale di cuoio. Qua è scappato qualcosa, ma penso fosse un arce, una renna come prima. C. Identici. Potere oggetto 20, potere oggetto 12, vabbè. Ve lo vi fa. Ah, ecco perché. Quanti di cuoio? Allora, fammi vedere un attimo una cosa. Dove sta la mappa? M. Ok. Non capivo che era qua striscia. Mezza mappa. Bella. Le cariche pozioni si possono ottenere da nemici oggetti. Ah, quindi io se io ciuccio. Ah, non mi fa ciucciare. Ah, che è? Ah, un altro livello. Dai, proviamo un po'. No, non me la mette. Dovrei mettere qua? O qua? Vediamo un po'. Aspetta. Cancello dalla torre? No. O sì. Boh, dove devo andare? Nella torre o sopra? Non c'è nessuno per provare sta freccia, se no ricambio abilità. Vabbè, andiamo sopra a vedere che cazzo c'è. Casomai si torna indietro. Infatti, c'è niente. Spada corta. Spada corta. Ok. Ha cambiata una da sola, va bene. È molto simpatico il fatto che nella minimappa sto vedendo già so passato. Per un breve periodo, però insomma, si vede. Che peletto. Ah.
ruins. Oh, i caduti. Aia. Oh, che bello che quando livelli esplodi tutti. Non mi ricordo se lo facevano anche negli altri Diablo. È un boss questo, cioè un elite tipo. Mettiamo se un po' sta roba blu. Questo fa più DPS, sì, più 10. Anche se devo dire che così senza abilità, senza niente, non è che mi sia troppo simpatico. Quindi io mi rimetto questa. Oh, mo posso prendere la secondaria. La secondaria posso mettere un tiro penetrante, scagliare una freccia che trapassa i nemici, lame serpeggianti, facendosi subire le aree aggiuntive mentre impalato. Salvano, allora ho tiro rapido, 5 frecce, no, io direi questa, proviamo. Male che vada, ributto un punticino là. Cavolo, fa male questo. Che c'è un sciamano che resta addosso, bastardo maledetto. Stanza da chiamata. Ah, qua è la stanza quella della de cutscene, da dove è uscita Lilith. Può essere, sì. Sacerdote decapitato. Oh. Posso sto tizio, eh. Oh, alleluia. Armi, spada corta e arco corto. Là. Ok, quindi a regola abbiamo finito, no? Punti disponibili, che ci metto? Raffica. Questo che è una passiva? Infliggere colpi critici aumenta la velocità di movimento. Ottieni 4% danni da vicino. Non sarebbe male. Ma per niente. Ah, posso potenziare il guizzo. Danneggiare il nemico guizzo di lama conferisce una velocità del 5% e attivo fino a un massimo del 20%. Ah, scelgo questo e poi uno o l'altro.
l'hanno fatto un po'. C'è un altro gioco che sfrutta i talenti così, non mi ricordo se era uno dei Dragon Age. Cioè, non mi posso non posso teletrasportarmi, ci stanno i scroll o qualcosa. Ma devo fare tutto a piedi, mannaggia la puttana. 2 hours later. You've returned. Avevi dubbi? The ruins are clear. Your town should be safe now. Truly. Ha! By the light, you are heaven sent. Oh, I'm so sorry. We haven't any coin to offer. But we have hot stew, good company, and... Stay for a pint. Wash out the taste of the stew. We'd be honored if you'd join us. To our savior! A famo vissuccia. Come embriago. Mi vengono le visioni. Vede, mi hanno drogato apposta, eh. Vidi il mio cadavere e l'odio strisciava fuori dalla mia bocca. Un padre bruciava i figli su una pira e con le ceneri una madre plasmava una nuova era. Quindi che si affami, si è portato a morire? Vidi i tempi diventare forti, un branco di agnelli divorare i lupi, lacrime di sangue su un gioiello del deserto e la via per gli inferi aperta. Poi giunse una lancia di luce che penetrò il cuore dell'odio e colui che era in catene venne liberato. Profezia di Ratma. Ratma sarebbe il figlio di Lilith e Inarius, il primo dei Nephilim. Mother's blood, by mother's body. So shall you witness her glory before you die. Questo è il ringraziamento per avervi liberati, figli da merda. Not ready yet. Bravo. Coming! The whole damned village! Get up! Get up! We have to fight our way out! There! Take them! May the light preserve us. Qui sono Radrim! Lost souls! All of you! Ah!
pezzi di merda. Ma avete drogato per farmi fuori. Hai da amato unica dell'errante. Meglio, sì. Vai. Ok, amico mio, mo. Donna, mo. Ho sbagliato. You are blessed like us now. That was all of them. Light willing. Madman, those heretics drugged me after I returned from the ruins, just like you. I came to my wits and escaped. Tried to get inside the chapel, but it was locked and... What manner of evil is this? Petals? Of blood? It's Kibo. They must have fed them to me. A blasphemous ritual. How did they learn this? Perhaps the answer lies in the chapel. They kept it locked up for a reason. The key might be on that woman who was leading them. Ma guarda, c'è sta dentro. Ok. Beh, io direi dritto, eh. Only fire can cleanse the darkness in this place. Like the ones I was fed. Is this real? Madonna, quanto scattano le cinematiche. A vedere quello che è stato, immagino. Shameful. Our father has granted you a path to salvation. And yet you stray from it at every opportunity. Drink and gamble. You covet and steal. Shameful. Sin. Is their birthright? Of hell are coming to devour our world. Salvation lies not in the light, but in you. The faith has taught you to deny your heart's desire and turned you into a prisoner within yourself. Break the chain. And discover who you were meant to be. Break the chains and be beautiful in sin. Vani, it's me.
I brought your child into this world. Thank the light. Lilith sa risvegliare un'altra volta i Nephilim. In pratica nel libro, sti Nephilim, sti umani, che succede? Sono dormienti, non sanno di essere dei Nephilim. È passato un sacco di tempo e non hanno più idea che sono dei Nephilim. E Lilith entra in contatto con uno di loro, che sarebbe Uldissian, il protagonista dei libri, e col fratello e qua. Però prima di tutti Uldissian, gli risveglia i poteri. Lei ovviamente non si mostra come Lilith, come in questo gioco, ma si mostra come una donna bella, insomma, tant'è vero che Uldissian si innamora. Gli risveglia i poteri, e perché in pratica lo vuole convincere che le due ci sono, su Sanctuarium ci sono due tipi di setta, cioè la setta di Dialon, che è quella di Diablo, Mephisto, la Trinità. Scusa, ho detto una cazzata. La setta della Trinità, o la chiesa della Trinità, non mi ricordo come si chiama. Comunque c'è quella della Trinità, che c'è Dialon, Bala e Mephisto, non mi ricordo come cazzo si chiama. Menfi. E poi c'è la cattedrale della luce, che è le forze dei Narius, fondamentalmente. E Lilith vuole risvegliare i Nephilim poiché annientino entrambe. Infatti Uldissian all'inizio se mena con tutti, in particolare con Dialon. Ok, con Dialon, come cazzo si chiama, l'ho detta adesso, con la Trinità. Ok, però poi va anche contro i Narius, perché dice, non, cioè, sto mondo è nostro, non ci dovete romper cazzo, capito, con i vostri problemi, paradiso, inferno, quello che te pare a te, ci dovete lasciare sta. A un certo punto comunque sia Uldissian, che inizia a padroneggiare i suoi poteri, risveglia i poteri del fratello, che diventa negromante, fondamentalmente diventa negromante perché viene poi preso da Ratma stesso, portato di fronte a Tragol. E chi ha giocato gli altri Diablo si ricorda che Tragol è anche il set, appunto, del necromante. E gli viene insegnato, insomma, a controllare i spiriti, perché poteri apparenti come c'ha Uldissian è una specie, non ho ben capito se è un mago, fondamentalmente, perché lui è il primo miracolo, tra virgolette. Il primo miracolo che fa, lui evoca una tempesta e ammazza un intero contingente di soldati, per così chiamarli, della Trinità. E poi c'è l'arciere, che riesce, l'amico suo, che riesce a concentrare i poteri nell'arco, e quindi c'ha la mira perfetta da distanze inimmaginabili. E poi c'è l'altra amica loro, che anche lei tipo la canalizza una spada, non mi ricordo come i poteri di tutti, però insomma, Antonio, possono fornire una serie bello questo. Bello, molto simpatico sto coso. E vabbè, quindi tagliando corto, mo i poteri non poteri, in pratica Lilith c'ha quell'intenzione là. C'ha l'intenzione di risvegliare i Nephilim per controllarli, volendo, dopo che l'ha risvegliati, dopo che ha bindolato Uldissian, per portarli sia contro i Narius che contro Diablo, eccetera. Perché lei è stata sigillata
Mi pare Daenerys. Però comunque sì. Oh, non fa scherzi. Però comunque sia, nessuno se ne è mai battuto al cazzo di lei. Comunque lei era diventata scomoda appunto per entrambe le parti. E qui... e dai, io. E niente. E qui sembra che sia fa la stessa cosa, solo che invece di risvegliare i poteri, stavolta pare che ha imparato. E quindi, perché in pratica qual è stato lo sbaglio di Lilith? Che ha risvegliato i poteri, sì, di Oldissian e attraverso Oldissian e di tutti gli altri Nephilim, eccetera. Però gli ha lasciato il libero arbitrio. Ok? Non è riuscita proprio a... cioè, lei voleva riuscire a portare Oldissian dalla sua parte attraverso, appunto, lo charme, attraverso il sesso, attraverso... come si dice? La persuasione, no? Attraverso... lei si è trasformata in una bellissima donna. Solo che non ha fatto i conti col fatto che Oldissian fosse forte. Cioè, Oldissian è proprio forte. E quindi dopo un po', e dai oggi e dai domani, inizia a riuscire a vedere oltre il velo creato da Lilith. E vede Lilith per quella che è. Un mostro, un demone, no? E quindi gli sfugge la cosa di mano e dopo si ritrova... pure Oldissian contro e poi vabbè verrà sconfitta e rinnegata perché sigillata un'altra volta, non mi ricordo che finaccia fa di preciso, però sicuro non muore, se no non poteva star qua. Insomma, qui concludendo pare che ci abbia più senso, perché invece stavolta di risvegliare i poteri e di lasciarli a parte, sono già svegli perché tipo i nostri personaggi saranno appunto Nephilim fatti e finiti, quindi con già poteri, chi li sfrutta in una maniera, chi in un'altra, però sempre sono Nephilim potenti, capito? Non è che so, dei strozzi a caso. Però a quanto pare sembra che stia risvegliando anche a gente comune che dei poteri non se ne fa un cazzo, che comunque sia non è riuscito ancora a estrometterli. E quindi questo giro li possiede, tipo non so che ha fatto prima, comunque gli fa una specie di lavaggio del cervello e si sta portando da sua come seguaci posseduti. Poi mo questa anche qua è tutto speculazione, non so di preciso. Come la faccio passare la cosa qua, la tempesta? Dice la via è bloccata, si pulirà quando finisce la tempesta. Aspetta e spera, dico io. Ma so, cerca qualcosa. Trova la capanna dell'eremita. Sarà questa. Può essere questa? Sì. Is anyone here? Short fangs. Non credo sia cattivo questo, però. If you're going to trespass into my home, rifle through my things, then at least have the decency to join me for supper. I'm bloody hungry. That's quite the story. I wish it wasn't true, but it is. Vediamo se ci caschiamo un'altra volta, se c'è droga. Why did I have that vision? Thank those friendly villagers. They gave you the blood of Lilith. The blood of a demon? Not just any demon. The daughter of hatred. The mother of sanctuary.
She was banished ages ago. But this world is her creation. Hai visto? Te l'ho detto, dice anche nei libri. It was prophesied she would come back. What does she want? That's the question. Sanctuary has always been trapped amid the eternal conflict. A war between angels and demons. But Lilith serves neither side. She has her own plans for us. And me? Am I corrupted? Not sure yet. But you two share a connection. What will you do about it? Use it. Find out what she's after. Good. Then we're in this together. Rest while you can. Then we'll start in Kyovashad. If we can't stop Lilith, then we're all doomed. I'll be damned. Oh, Lorath, che è tipo il mercenario nostro. No, Lorath. Finita la tempesta, no? Mo' via dovrebbe essere libera. City, che city? No, ho preso anche l'alce, ma perché tutte le volte? Sono basso che c'ha. Quasi fastidioso. Che luce di Padre Inarius illumini tutti gli chi via giati di questa strana terra. Che la luce di Padre Inarius illumini tutti gli stanchi viandanti di questa strana terra. Non so se è strana, vabbè, terra. Volgiti verso il suo splendore e ritornerà la tua forza. The angel Inarius. I'm sure you've heard the Cathedral of Light babbling about their holy father. Well, he's real. An angel walks among us. And when he learns that Lilith is here, blood will flow. They are ancient enemies. They'll drag the whole damn world into their feud unless we can stop it. Let's not linger. Kyovashad lies just ahead. Solo che vabbè, nei libri la gente è ignara del fatto che Inarius sia un angelo, che Lilith sia un demone, eccetera eccetera. Non sanno niente. Devo piglià. Danni aggiuntivi per ogni nemico che trapassa, dai. Ah, potevo scegliere uno di questi, accidenti a me, vabbè. Questa è la città. Paul, to enter the city, you must first... We have no time for this. Che fai, viruette? To enter Kyovashad, you must perform a cleansing ritual. Meaningless gesture, but some people take comfort in it. How dare you? Just let him through, lad. I've tried for years to get Lorath to do the ritual. Fine, but this one stays. I'll meet you inside. Take a piece of holy cedarwood from the shrine and inscribe it with the sin which troubles. Ah, ok, va bene, sono bloccato.
Se mi faceva entrare uguale eri... Boh, vabbè. Sentiamo le cazzate. Brucia il tuo peccato. Anger, pride, greed, scrap nothing. Allora, paura, ira. Pride che cazzo era? Lussuria e avarizia. La paura non è un peccato. Forse mi sbaglio. Non ci scrivo un cazzo. This is a waste of time. Esatto. Did you say something? Chissà se questa scelta avrà ripercussioni. Good. You must feel as though a great weight has been. Welcome to Kyoto. Poracci. Che succede? Ah, sta caricando, via via. Che cazzo fa? Introducono e sbloccano nuove funzioni. What did you write on a little piece of wood? I bet you didn't write anything. I'm off to the dry steps in search of that pale man from your vision. I must know what part he plays in all this. But first, I need you to retrieve something of mine while I finish my negotiations. A merchant in the center of the city has it. Just tell him I sent you. Cracked hooves, sway back, cloudy eyes. This pup thing is practically crumbait. Ecco. Per quale motivo mi è saltato internet? Curiosità, vediamo un po'. Che fa? Hai fortificazione e subisci danni ridotti fino a quando hai più fortificazione della tua... Che? What? Inizia partita. Verificato un errore. Allora, internet c'è. Mo tabbo per vedere, apro per di YouTube. Ok, sono riuscito a connettermi di nuovo. Coda, ovviamente. Oh, ok, siamo rientrati. Ah, mi ha sbloccato il waypoint. Ok, però mi ha messo il gioco in inglese. Oh, che cazzo, sta a fare tutto da solo. Però mi ha rimesso il gioco in inglese, quindi velocemente. Tra l'altro, questo lo sto riregistrando, montando il video, perché pensavo di aver fatto tutto un commento finale, E invece questo commento non c'è. Quindi ho detto, sai che c'è, allora rifamo se un altro giretto rapido, così concludo, perché sennò veniva un video da 2 minuti. Allora, sonda output, non ce ne frega, push to talk, speaker. Oh, niente, sosteniamo in inglese, non mo fa cambiare, va bene. Poi la grafica qua avevo messo, ah, l'ha cambiato perché ha fatto una pace e ha fatto come cazzo gli pare a lui, va bene. Il DLSS avevo messo ultra performance, ma mi sono sbagliato, voglio mettere quality, che dovrebbe essere molto meglio. Vediamo un po'. Pelino, però scatta. Forse perché sta caricando, che sta facendo? Ah, madonna, quanta roba. Ok. Allora, vediamo che cosa sono queste cose, perché io le skippo, ma... Vediamo che sono, perché sono, dovrebbero essere cose nuove. Comunque, insomma. Allora, waypoints, va bene. Questi sono i fast travel, gli spostamenti rapidi, li conosciamo.
Puoi ottenere reputazione e fama completando attività varie in giro per il continente. Immagino siano queste iconette qua. Ottenere reputazione farà ottenere ricompense e alcune soglie. Vedere lo status dello stato delle tue ricompense per ogni regione. Ah, vedi lo status sulla mappa pigiando tab. Va bene. Quindi immagino sia questa roba qua. E questo, ah ok, quindi fatto quel pezzettino là di storia per arrivare a questa zona qua hub. Questo era coperto da neve. Ci porta alla modalità avventura, sospetto che sia questa. Quindi mo dovremmo iniziare a giocare la modalità avventura e fare tutte le possibili attività. Ok, questo è il tier, finché non vado oltre, dal 50 al 70, dal 70 più. Ok, quindi teniamoci questo. Poi qua c'è l'armadietto, immagino che siano i cosi, come si chiamano? Le Trasmog. Wardrobe. O forse i set che uno può avere addosso. Ecco, queste sono le... Ah, ma questo è proprio il personaggio. Io posso cambiare i tatuaggi, eccetera. Ok. Questo è, vabbè, il classico stash, dove mette la roba. Più 11 rispetto al pugnale. Se faccio così, sempre più 11. Meno 4. C'era un modo per confrontarli entrambi, che era, ecco, shift. Ok, shift e alt mi fa il, come si dice, il compare, insomma il confronto con tutti e due gli slot. Va bene, qua sono un sacco di cose e mi ci dovrei perdere. Quindi, cioè, sono semplicemente tante attività che abbiamo già visto anche in Diablo, a parte il discorso reputazione, eccetera, però non mi sembra niente di nuovo. Qua c'è una missione che forse è la principale, si parla con Lorat. So. What did you write on the little piece of wood? I'm off ah, ci danno il cavallino. That pale man from your vision. I must know what part he plays in all this. But first, I need you to retrieve something of mine while I finish my negotiations. A merchant in the center of the city has it. Just tell him I sent you. Ok, qua è dove era aggrasciato. Dobbiamo andare dal mercante a recuperare qualcosa di sua proprietà. Qua. Ah, so the old man's finally decided to buy it back. Knowing him, he didn't mention coin, did he? If he wants his weapon, you will need to pay. Io devo pagare. Vabbè, 20. Wait. The old man sold me this too. Said he didn't need it anymore, but I think he wanted that. Amuleto strano. Vabbè, poi ci dirà lui che cazzo è. Ah, apologies. He also gave me this amulet. What is it? The mark of the Haradrim. An ancient order of scholars and mages, sworn to protect sanctuary from demons. These days we are few in number. There is pensavo che l'altro fosse. Donan. Pensavo che l'altro fosse Noradrim, il matto che abbiamo visto prima. Quindi tu sei il nuovo Deckard Cain. You should seek him out in Skosglen.
But don't forget about the cathedral. They'll be expecting you, and they might prove to be useful allies too. You're not coming with me. I'm going to the dry steps to find out who that pale man is. Join me when you can, just be careful. Your ties to Lilith, the visions you see, you are the key to finding her and stopping whatever she has planned. Sometimes, our paths in life are set to collide. We just don't know it. Whether it is by accident or fate's hand, there is nothing we can do about it. The Wanderer lost in the storm, fed the blood of Lilith, saved by a lone monk. Different lives and incidents drawn together. By what? Destiny. Or some Madonna come scatta però quando carica. I did not know. But at the time, I thought I had the chance to protect humanity from the daughter of hatred. The Wanderer's connection to her gave me hope. Imagine that. Ok, ma quindi abbiamo diverse altre missioni da portare a termine. Kiova Shad, Old Glen, Dry Steps, Kerstan. Ok, qua l'ambientazione quella è quella dei libri. Questa me la ricordo io. Questa dovrebbe essere una regione abbastanza importante. Precisamente come immaginavo. Qua siamo nelle terre proprio dove è cominciato tutto. Almeno dove è cominciato. Allevate. Ah, ma ha dato i boot buoni. Ok, allora Town Portal. Per tornare, ok, in città, va benissimo. Allora, mo non mi metto a fare tutte le missioni, perché se no voleva essere un video rapido, giusto per dare un'occhiata. Cutscene sono state fantastiche, mi sono piaciute un sacco le animazioni, le espressioni facciali, tutto quanto. Le cutscene sono state fantastiche, mi è piaciuto davvero tanto la minuzia di dettagli con il quale hanno proprio riempito tutta la scena, tutta l'immagine, le goccette, la pelle del tizio, no? Le mani quando l'ha inquadrate prima con tutti i taglietti sopra, le rughe delle mani, insomma, tutto perfetto, mi è piaciuto. Blizzard è già un po' che fa queste cinematiche così molto dettagliate, molto ben fatte. E poi a livello di CGI abbiamo visto anche, e apro una parentesi solo per parlare del comparto CGI, il film di Warcraft in cui gli orchi sono stati proprio un qualcosa di fantastico, di eccezionale. Solo quello, per il resto del film non ne voglio parlare perché è stato un tuffo al cuore di brutta entità. Per il resto, allora, attività da fare qua, vedere in giro, non ho ancora scoperto niente, quindi molto probabilmente parlo presto. Però non sembra niente di troppo diverso, di troppo eclatante rispetto... Oh, hanno messo i giocatori che te li trovi la mappa normale, invece di joinare la partita da 4. Ecco, mo sta frizzando un'altra volta. E non mi sembra niente di che mi faccia gridare, ecco. Molto carino, l'ambientazione è molto bella. Avendo letto i libri, come già dicevo prima... ritrovarmi dentro il mondo dei libri della guerra del peccato, quindi sicuramente troveremo anche riferimenti a Uldissian, a Mendeln, a Achilios, e la ragazza non ricordo come si chiamava, Serenzia, eccetera eccetera, quindi alla battaglia contro la Trinità, la battaglia contro la Cattedrale della Luce, eccetera eccetera. Poi vabbè, Inarius e Lilith c'è, quindi non vedo perché non ci dovrebbe stare Inarius. È molto, mi piace, sono curioso, quindi sicuramente comprerò il gioco io per questo fatto,
se non per altro, per vedere la storia come è stata sviluppata, come va avanti. E poi comunque sia, è Diablo, bene o male Diablo il suo mestiere sempre l'ha fatto, anche quando si è rinnovato rispetto al 2 con Diablo 3, bene o male. Diciamo, ecco, che mi aspettavo un qualcosa di più. In questo periodo è uscito Lost Ark, in questi ultimi anni, e Lost Ark a primo impatto ho detto vabbè, una copia di Diablo, super giù sarà. Invece no, ha tante accortezze che... Però Lost Ark l'ho giocato 300 e passa ore. Diablo, questa è la prima volta che sto a vedere sta beta, quindi probabilmente quando finita la storia, fatto il 50, il 70, quello che sarà, e sbloccate tutte le attività possibili e inimmaginabili, molto probabilmente ci sarà tante cose da fare. Ecco, diciamo che lo Stark mi intratteneva a trovare i semini, le stronzatine in giro, capito? Le missioni molto rapide. E poi vabbè, c'era il discorso delle cavalcature, di un sacco di cose, di tutti i biomi nuovi, di tutte le ambientazioni nuove, tutte differenti l'una dall'altra. Però presto, non mi voglio proferire perché non ho visto un cazzo. Non vi posso dire, ah, su Diablo non c'è, ah, Diablo fa schifo perché è sempre così tetro, Non lo posso dire, ok? Quindi aspettiamo di vedere quando uscirà il gioco. Io mi farò qualche altra partita che non credo che registrerò, giusto per vedere un po' il mondo, per vedere il discorso della cavalcatura, come si evoca, come, quanto è veloce, serve, non serve, eccetera, eccetera. E per il resto, se becca ma la prossima, ciao!